Ready, go! Ciao amici visionari e amici di visionaire.fm, è arrivato il momento delle uscite sulle piattaforme di febbraio, perché febbraio ormai è già iniziato. E allora inizio subito con due novità questo mese, ovvero la prima novità è che, come vedete, ho aggiunto un breve video con un riassunto delle cose secondo me più interessanti in uscita questo mese. E poi la seconda novità è che ho aggiunto alle piattaforme più usate, ovvero Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, ho aggiunto anche la nuova arrivata Paramount Plus, perché mi sta dando, devo dire la verità, molte soddisfazioni. E lo dico senza essere pagata, lo dico perché ci credo. Ma andiamo subito a vedere quali sono le novità più salienti, la ciccia del mese di febbraio. Allora, cominciamo da Disney Plus, perché il 1 febbraio è stato pubblicato Black Panther Wakanda Forever, quindi tutti i fan della Marvel, se ancora non l'hanno visto al cinema, se lo potranno gustare seduti comodamente sul loro divano. E se siete amanti dei cinecomics, allora Prime Video risponde quasi subito con Aquaman, con Jason Momoa, che è in uscita per il 15 febbraio. Sempre su Amazon Prime Video, il 27 febbraio vi segnalo il film Bullet Train con Brad Pitt, un film d'azione che, se ve lo siete perso al cinema, come purtroppo la sottoscritta, sicuramente vale la pena di essere visto, di dargli un'occhiata. E poi sempre su Prime Video il 17 febbraio esce la terza stagione di Star Trek Picard. Se siete dei Trekkies, degli amanti, dei fan di Star Trek, allora, sempre rimanendo in tema, saltiamo sulla nuova venuta Paramount Plus, perché il 2 febbraio viene pubblicata tutta la serie Star Trek Voyager, ovvero dalla prima alla settima stagione. E in effetti su questa piattaforma è un po' radunato tutto il mondo di Star Trek, e Voyager era quella che mancava, quindi ecco, dal 2 febbraio il buco, la lacuna verrà colmata. Rimanendo sempre su Paramount Plus, esce un'altra serie interessante. Il 12 febbraio viene pubblicata 1923, che sarebbe il prequel di Yellowstone, serie famosissima, però a sua volta è il sequel di 1883. 1923 vedrà come interpreti, fra gli interpreti protagonisti, Harrison Ford ed Helen Mirren, quindi interessante, da non perdere, rizzate le antenne e i telecomandi. Passiamo su Netflix, dove il 5 febbraio, per gli amanti della fantascienza, uscirà, verrà pubblicato Dune, e poi il 15 febbraio la legge di Lydia Poet, o Poet, non so come si pronuncia, c'è la diesi, ma lo scopriremo presto, con Matilda De Angelis, ed è la storia ispirata alla vera storia della prima avvocata italiana. In questo caso si racconta della sua lotta per poter esercitare la professione e intanto delle sue indagini su alcuni misteriosi delitti. Detto questo, vi lascio alle slide con tutte le altre uscite del mese di febbraio. Non mi resta altro che augurarvi una buona visione. Quindi buon cinema e buone serie TV a tutti. Ciao!